Siamo a Paglieta e qui c'è Sentieri d'Autunno e stiamo vedendo le immagini davvero belle della preparazione, della realizzazione della pasta alla mugnaia, che è una tradizione proprio di questo posto. Il signor Giusto Di Matteo, accompagnato da altri, anche da giovani, insomma, in questa realizzazione. La pasta alla mugnaia è proprio una tradizione italiana? Sì, la tradizione di Paglieta, dei mugnai che avevano i mulini sul fiume, mulina d'acqua. E quindi realizzavano questa pasta. Intanto dobbiamo dire che gli ingredienti quali sono? Acqua, farina e sale. Acqua, farina e sale. Poi ovviamente c'è l'impasto e una volta che l'impasto è pronto si comincia a lavorare questa pasta. Sì. Stiamo vedendo che insomma ci vuole tanto lavoro. Come si mangia la pasta alla mugnaia? Una volta bollita, diciamo, si mangia sul tavolo così. Quindi senza su un piatti. Tavolo di legno senza piatti, come avveniva una volta, quindi come la tradizione. Come la tradizione a buone. Tutto questo impasto di circa 3 kg, quante porzioni? 15. 15 porzioni, sì. Che poi è la media di questi pranzi che si facevano una volta, ci si ritrovava in famiglia. Tanta lavorazione, poi sempre più sottile. Diamo un'inquadratura a quest'altro lato dove appunto vedete che sta diventando sempre più piccola la pasta alla mugnaia, fino a poi diciamo arrivare a essere quella che si gusta nel piatto. Con quale tipo di sugo, come si condisce questa pasta? Prima la tradizione era con le anguille, perché andavano sul fiume, prendevano le anguille, invece adesso sono una cinquantina d'anni che lo facciamo con la base castrato, in voltine di castrato. Dopo però c'è un insieme, la pancia carne, del maiale, il vitello, possibilmente la coda del vitello, della mucca, diciamo, l'uca. Addirittura? Sì, carni un po' dure. Diciamo tante carni insieme, sì, per un ragù davvero perché corposo. Il ragù viene cucinato circa 5 ore, tanto quanto ci vuole per preparare questa pasta. 5 ore ci vuole? Sì, noi incominciamo alle 8 la mattina, il lume è pronto per... Allora, questa tradizione non deve finire. Speriamo che non finisca. Infatti c'è anche uno molto giovane che sta lavorando. E stasera siamo qui proprio per questo motivo. Per questo motivo, portare avanti la tradizione. E quindi in questo momento, ecco, stiamo vedendo, ripeto, la realizzazione fatta all'interno di una struttura, perché siamo nel mezzo di una rassegna enogastronomica, però solitamente nelle case si fa tutto questo lavoro. Allora io concludo facendo vedere, continuando a far vedere questa lavorazione, vi lascio all'opera e qui invece abbiamo la pasta ancora più assottigliata e concludiamo così questa pillola live.